Ok, siamo live. Allora cominciamo? Allora, buonasera a tutti. Cominciamo finalmente questo ciclo di conversazioni, di incontri con la città sul tema sulla scuola medica salernitana. Questo è un ciclo di conversazioni che è partito nell'ambito di un'intesa tra il Comune di Salerno, l'Università e gli enti, diciamo, gli enti presenti sul territorio proprio per promuovere la scuola medica salernitana nella modalità che poi lascio a chi più competente di me da illustrare. Questi incontri saranno a cadenza settimanale, quindi ogni giovedì alle 6 si tratterà uno dei tanti temi, delle tante suggestioni che la Scuola Medica Salernitana ci offre. Parteciperanno a questi incontri una serie di docenti dell'Università di Salerno e in particolare tengo a sottolineare docenti che fanno parte del centro Altea, che è un centro interdipartimentale universitario di studi sulla scuola medica salernitana. Quindi c'è tutta questa attenzione per questo grande, diciamo, momento che è stato per la cultura salernitana, che adesso desideriamo appunto, discutere e anche coinvolgere, anche, diciamo, parlare con la città. Passo, avevo dato a questo punto la parola ad Antonia Wilburger, che è l'assessore alla cultura del Comune di Salerno, per un saluto. Grazie e buonasera a tutti voi. Entriamo finalmente nel vivo del lavoro e delle attività che l'assessorato alla cultura del Comune di Salerno, insieme appunto all'Università e il DISPAC e il DIFARMA e insieme alla Sovrintendenza, alla Fondazione Scuola Medica Salernitana, l'Ordine dei Medici e tante associazioni del territorio che già lavorano per la Scuola Medica Salernitana. Tutta questa rete, appunto, sta portando avanti questo lavoro per la candidatura della Scuola Medica Salernitana nella lista dei beni immateriali dell'UNESCO. Appunto, un anno fa, a febbraio, è stato siglato un protocollo d'intesa tra le massime istituzioni culturali del territorio, finalizzato appunto alla candidatura. Ma perché candidare la scuola medica? Per due motivi, non solo per tramandare ai posteri, ai giovani, l'importanza e la grandezza della Scuola Medica Salernitana, ma perché è un'occasione per la valorizzazione del patrimonio culturale e perché è un'opportunità di sviluppo non solo della nostra comunità, ma penso anche di tutta la nostra regione. Entriamo quindi finalmente nel vivo. L'iter procedurale, però, sappiamo per la candidatura è un iter lungo abbastanza. Sarà sicuramente laborioso e prevede una serie di azioni, di attività che contribuiscono a veicolare il senso della grande attualità della scuola medica, assolutamente non cristallizzata ad un particolare
momento storico. È per questo che il comitato promotore di questa, del nostro gruppo ha deciso appunto di puntare, oltre che sul legame vivo tuttora e vitale con la città, quindi luoghi fisici, la valorizzazione dei luoghi appunto della scuola medica salernitana, ma sui valori che ancora trasmette, cioè valori universali che sono alla base di ogni società civile e che sono l'integrazione delle culture, l'inclusione, la parità di genere, il benessere del corpo, dell'anima, dello spirito e lo sguardo alle giovani generazioni. Io quindi in questo momento ringrazio particolarmente l'Università di Salerno nella figura del rettore, tutti i docenti referenti di questo ciclo di conversazioni, ringrazio la sovrintendenza perché in contemporanea saranno pubblicizzati anche i piccoli video che saranno trasmessi sul portale della cultura e ringrazio la parte tecnica curata appunto da Mirone, le persone di Serena della Rosa e Roberto Olivieri. Quindi io ringrazio tutto lo staff e i docenti di questa sera, il professor Luigi Vecchio e la professoressa Amalia Galdi, ma anche Mietta Napoli e il nostro carissimo Luca Cerchiai. E vi auguro chiaramente buon lavoro, buon inizio di attività. Cerchiamo di raggiungere questo grande obiettivo. Buonasera a tutti. Io vi porto il saluto dell'Università di Salerno e anche il saluto del Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale che ha insieme ad altri contribuito a organizzare queste conferenze. Mi sembra che l'intervento dell'assessore Wilburger abbia messo a fuoco gli obiettivi di un progetto ampio quanto generoso, perché è un progetto che parla di un'identità cittadina, è un progetto che parla di un'identità più ampia, perché richiama valori universali, le categorie dei valori che sono state elencate dall'assessore Wilburger sono veramente categorie universali, e in più perché in questo momento la città e l'università sono accomunate da un progetto che maturerà nel tempo e che sicuramente attrarrà, sarà aggregatore di interessi, di entusiasmi, di sviluppi, e sarà un progetto che noi intendiamo rendere coinvolgente, perché la cultura è coinvolgente, la storia è coinvolgente, non sono... Noi non parliamo di cose astratte, noi parliamo delle relazioni concrete attuate in tempi storici concreti. Quello che l'assessore Wilburger diceva della grande attualità della scuola medica salernitana è uno dei dati essenziali che noi vogliamo mettere a fuoco. Grandissimo centro di cultura, grandissimo centro di incontro, grandissima marca d'identità. La scuola fa parte, come dire, dell'area di Salerno. È uno degli elementi qualificanti della vita e della cultura di Salerno e ha ancora tantissimo da dare. Oggi cominciamo con queste conferenze. Io ho visto il programma, ho visto che sono conferenze che associano competenze diverse in una dimensione trasversale ed aperta della cultura, e queste conferenze ci mostreranno una serie di aspetti secondo me inediti, ma soprattutto ci mostreranno la vitalità di un processo di conoscenza che ancora oggi permane valido. Per cui intanto io voglio ringraziare l'impegno dell'università, a partire dall'impegno del magnifico rettore che oggi di cui oggi faccio le veci. Voglio ringraziare assolutamente in modo formale l'amministrazione del Comune di Salerno,
in modo personale, consentitemelo, Antonia Wilburger, la nostra amica Antonia, che sta approfondendo un impegno e un entusiasmo incredibile per un progetto che deve generare entusiasmo nella città. E poi naturalmente voglio ringraziare tutti i miei colleghi, i miei amici che hanno aderito a questa iniziativa e che sono sicuro riusciranno a dimostrare quanto sia bello studiare, quante cose ancora noi possiamo trarre da un mondo che è lontano solo nel tempo, ma che è veramente attuale nei valori e nelle esperienze che ogni giorno condividiamo. Veramente grazie a tutti, lavoriamo bene insieme, affrontiamo con entusiasmo il percorso di costruzione della candidatura e dopo affronteremo con altrettanto entusiasmo la competizione della candidatura. Un saluto a tutti. Bene, ok, quindi a questo punto credo posso iniziare, credo a questo punto, mi pare di capire. Buonasera a tutti, grazie all'assessore Wilburger, a Mietta Napoli, presidente del centro interdipartimentale, a Luca Cercai, direttore del nostro dipartimento, e ad Maria Galdi, con la quale ho l'onore di inaugurare questo ciclo di conversazioni. La scuola medica di Velia, diciamo che è una storia piuttosto recente, è un'acquisizione abbastanza recente, nel senso che la tradizione antica, quella letteraria, non ne parla, non fa menzione di questa scuola di medicina che si era sviluppata ad Elea, Velia, in età romana, ed è un'acquisizione recente perché dobbiamo la conoscenza di questa scuola ad alcune fortunate scoperte archeologiche, epigrafiche e scultoree, statue e ritratti avvenute tra la fine degli anni 50 e gli inizi degli anni 60. Siamo nella parte cosiddetta bassa della città, il quartiere meridionale, dove uno degli isolati, l'isolato numero 2, l'insula seconda, è occupata da un edificio pubblico, di cui vedete qui alcune immagini, una planimetria, una ricostruzione e alcune immagini, e durante lo scavo di questo edificio, condotto prima da un pellegrino Claudio Sestieri alla fine degli anni 50, poi portato avanti da Mario Napoli all'inizio degli anni 60, vennero fuori appunto delle sculture e delle iscrizioni che ci fecero conoscere per la prima volta alcuni medici locali, e ci hanno fatto poi conoscere anche la testa ritratto e l'iscrizione di Parmenide al filosofo locale, molto, molto noto, al quale in qualche modo questa scuola di medicina si ispirava. Appena furono divulgate queste scoperte, si cominciò subito a parlare di scuola, ed è poi entrato nell'uso definire appunto scuola, parlare di scuola di medicina, di scuola medica di Velia, è entrato nell'uso in tutta la bibliografia, anche se dobbiamo tener conto del fatto che noi sappiamo soltanto che ci sono stati dei medici attivi nella città, ma non sappiamo se fosse veramente una vera e propria scuola, nel senso che non abbiamo traccia di elaborazione teorica, cioè non sappiamo se questi medici avessero elaborato delle teorie, avessero scritto delle opere o cose del genere. Però diciamo che non sono attività, non sono medici che conducono attività, come dire, slegate da un certo contesto, perché c'è una carica che loro ricoprono, che adesso vediamo, che ci fa capire che evidentemente c'era una struttura, non sappiamo se una scuola vera e propria, ma comunque una forma di organizzazione, perché c'è una carica che loro si tramandavano all'interno della scuola. Ecco,
Ecco, questa è la prima slide che fa vedere l'edificio. Nella successiva vediamo alcune delle sculture. Nell'edificio furono rinvenute non solo sculture e iscrizioni relative ai medici, ma anche sculture relative a divinità collegate alla medicina. Nella prossima slide vediamo una statua di Asclepios, il dio della medicina, l'Esculapio per i romani, una testa di Apollo Ulios, che è l'Apollo guaritore, l'Apollo legato alla sfera della medicina, e una statua femminile panneggiata, interpretata come Igea, quindi la dea femminile della medicina. Dallo stesso edificio provengono poi molte altre sculture di divinità, di altri personaggi non identificati, e soprattutto da questo edificio proviene un ciclo di ritratti della famiglia Giulio Claudia. Quindi è un edificio di cui parleremo dopo, cioè come mai in questo edificio c'era questo insieme di sculture, e come mai in questo edificio, che si data alla prima età imperiale, siamo agli inizi del primo secolo d.C., si sia deciso di celebrare questi medici locali con statue e con iscrizioni. Se Roberta cortesemente può far avanzare, perché io credo non sono in grado. Ecco, queste sono appunto Asclepios, Apollo al centro e Igea. Possiamo passare alla prima, vediamo direttamente le testimonianze che riguardano i medici. Ecco, questa è la statua di uno appunto dei medici, l'unico per il quale è stata l'unico al quale è stata dedicata una statua, che sul basamento reca un'iscrizione. C'è il nome, innanzitutto, Ulis. Questa è una particolarità, perché tutti i medici di Elea finora noti si chiamano tutti Ulis, hanno tutti lo stesso nome. Poi c'è il patronimico, quindi figlio di Euxenos. Poi c'è Ieletes, cioè Eleate. Ed è curioso che scelgano la forma più arcaica, che richiama il nome della città, il primo nome della città, che era Iele, lì dove nell'età classica per indicare gli abitanti di Elea si utilizzava Eleates, qui invece è stata utilizzata la forma arcaica, cioè Ieletes, richiamandosi a Iele. E questo è un altro aspetto, credo, molto significativo, perché evidentemente in questa celebrazione della prima età imperiale di medici greci vissuti molto tempo prima, vogliono evidentemente in maniera specifica richiamarsi al momento della nascita della città, quindi richiamare il nome originario della città, Iele, quindi indicarli non come Eleati, ma con la specificazione Ieletes al posto di Eleates. Poi c'è l'indicazione del medico, Iatros, per dire che... Ma è scritto sulla chat. È un medico. C'è qualche problema? No, non credo. L'ordine delle diapositive è quello giusto. È indicato appunto come medico. Poi c'è questo nome particolare, questo termine particolarissimo, che è Folarkos. È un termine che non ricorre da nessun'altra parte in tutti i testi greci, tant'è vero che anche l'ultimo dizionario di greco pubblicato in Italia non registra questo termine, che è Folarkos. Tutti quanti questi personaggi sono indicati col termine Iatros, cioè medico, e con questo appellativo, diciamo, Folarkos, che rimane ancora un problema, e ne parliamo dopo, voglio farvi vedere solo le immagini. Poi c'è l'indicazione di un anno, in questo caso l'anno è il 379. Se passiamo alla successiva, è il secondo dei medici che ci è noto, anche lui si chiama Ulis, in questo caso figlio di Ariston, medico, anche lui Folarkos, ha ricoperto questa carica, e poi c'è l'anno, che in questo caso è il 280. Poi abbiamo la terza testimonianza, il terzo medico, l'iscrizione è del tutto simile, ancora un personaggio di nome Ulis, in questo caso figlio di Hieronymos, anche lui Folarkos, in un certo anno che è il 456. Quindi queste due erme, che non conservano la testa ritratto e la statua, ci fanno conoscere tre medici eleati che hanno ricoperto questa carica di Folarkos, e l'hanno ricoperta in un determinato anno. Ora,
Il primo problema che queste testimonianze pongono, e su cui si è scritto tantissimo, queste testimonianze furono rese note immediatamente nel 61 da un appassionato, da un medico locale appassionato di antichità, di storia antica, di archeologia, che era Pietro Ebner, che ne diede notizia su riviste salernitane, su Apollo e rassegna storica del 61-62, poi furono immediatamente riprese da studiosi di grande fama, importantissimi per gli studi classici, parlo di Marcello Gigante e di Giovanni Pugliese Caratelli, che hanno scritto poi molto su queste testimonianze. La prima cosa che colpì fu il fatto che tutti e tre questi medici, gli unici medici noti, avessero il nome di Ulis. E quindi si pensò che forse era una sorta di genos, una sorta di casta all'interno della quale, forse una casta sacerdotale, si immaginava, all'interno della quale si tramandava questo nome. Perché all'epoca il nome sembrava documentato solo da queste testimonianze. In realtà poi abbiamo capito che il nome è diffuso nel mondo greco, in molte regioni, insomma, da Marsiglia a Rodi, e in un arco di tempo che va dall'età classica all'età ellenistica. Quindi non è un nome esclusivo di questi medici, come si pensava un tempo, è un antroponimo abbastanza comune. Rimane il fatto che singolarmente gli unici tre medici noti abbiano tutti e tre questo nome di Ulis, che a Velia è documentato anche per altri due personaggi che però non sono medici. Quindi la prima discussione riguardava il nome, e oggi possiamo dire che probabilmente non è forse una casta, non è un nome tramandato solo all'interno di questa casta, ma è un nome che è diffuso anche altrove. L'altro problema è questo termine folarcos con cui vengono indicati. Il termine non è noto da nessun'altra fonte né letteraria né epigrafica, indica sicuramente una carica, perché la seconda parte del termine, la seconda parte del termine, arcos, è un termine che indica una carica, no? Come ginnasiarca o cose di questo tipo. Quindi è una carica, è il capo del foleos o foleon. Noi conosciamo questo termine, foleos o foleon, al maschile e al neutro, in tutte e due le forme, è attestato, che indica qualcosa come caverna, tana, rifugio, spelonca, eccetera. Quindi, in primo momento, si è pensato che folarcos indicasse in qualche modo il caposcuola. Cioè, si immaginava che foleos, foleon, questo termine, potesse indicare scuola o qualcosa del genere, e che quindi questi personaggi fossero i capi della scuola medica locale e che avessero ricoperto questa carica in un determinato anno, indicato appunto nelle iscrizioni. Poi è stata avanzata un'altra interpretazione, e cioè, visto che il termine indica anche la caverna, la spelonca, si è immaginato che questo termine foleos indicasse quell'ambiente tipico dei santuari di Asclepios, cioè l'Abaton, che era l'ambiente nel quale gli ammalati, i fedeli pellegrini, venivano ospitati per praticare il rituale dell'incubazione. Quindi si immaginava che questi tre medici fossero folarcoi, avessero la carica di folarcos, che indicava il fatto che erano preposti appunto nel santuario di Asclepios a presiedere al rituale dell'incubazione. Questo però crea, questa interpretazione crea un problema, perché noi al momento a Velia non abbiamo testimonianza chiara di un santuario di Asclepios. C'è una statua, ma non conosciamo un santuario, non conosciamo templi, non conosciamo dediche votive per Asclepios, eccetera. Quindi rimane molto ipotetica la presenza di un Asclepion, di un santuario di Asclepios a Velia, e quindi rimane ipotetica questa interpretazione di Folarcos come colui che è preposto all'incubazione. Poi c'è il problema della data che è indicata su queste iscrizioni, no? Per i tre personaggi. Il problema è che noi non sappiamo questa data rispetto a quale punto di partenza sia stata calcolata. Cioè, si dice che hanno ricoperto la carica uno nell'anno 280, un altro nell'anno 379, il terzo nell'anno 456. Ma come tradurre in assoluto queste indicazioni cronologiche non sappiamo, perché
non sappiamo quale sia il sistema cronologico di riferimento. Siccome siamo in età imperiale, quindi in piena età romana, molti hanno immaginato che forse queste date erano state calcolate ab urbe condita, cioè dalla data di fondazione di Roma. Quel che ci interessa è che comunque queste date siano state espresse, rimane il fatto che i tre personaggi hanno ricoperto questa carica a distanza di tempo l'uno dall'altro, quindi tra l'uno e l'altro c'è circa un secolo di differenza. Però la carica era evidentemente annuale, perché hanno specificato nell'anno in cui, quindi Foracos in un determinato anno. Quindi dobbiamo immaginare che c'era questa carica, che la carica fosse annuale e che quindi ogni anno veniva eletto, veniva scelto un nuovo Foracos. Ne conosciamo soltanto tre, probabilmente dovevano essercene tanti quanto era stato lungo il periodo di attività, diciamo, di questa, diciamo, scuola, tra virgolette. Quindi loro celebrano nella prima età imperiale, in età Giulio Claudia, dei personaggi vissuti molto tempo prima, che avevano ricoperto questa carica in determinati anni, ma che riguardavano comunque il passato. Quindi è la celebrazione di personaggi, celebrazione della prima età imperiale di personaggi del passato. Probabilmente c'era un collegamento tra di loro, forse effettivamente appartenevano alla stessa famiglia, o forse tra i tanti Folarcoi erano quelli che venivano ricordati per qualche motivo che noi ignoriamo, forse perché avevano fatto qualche cosa di particolare o avevano ricoperto un ruolo particolare all'interno dell'organizzazione della quale facevano parte. Questo, diciamo, è il primo gruppo di testimonianze che riguarda questi medici, tutti di nome Ulis, tutti con la carica di Folarcos, vissuti però a distanza di circa un secolo l'uno dall'altro, per questi primi tre che noi conosciamo dalla documentazione epigrafica. E queste sono le scoperte avvenute nel 58 ad opera di Sestieri. Poi la novità, e magari possiamo procedere con la prossima slide, che è un po' più allegra perché è l'unica che ho con foto a colori e non queste tristi in bianco e nero, che sono le uniche di cui dispongo purtroppo. Ecco, qui vediamo, dopo molto tempo, montate insieme per la prima volta nel 2005, l'erma, cioè questo pilastrino di marmo con l'iscrizione in onore di Parmenide e la testa, che è stata interpretata come testa ritratto di Parmenide, che in effetti calza bene su questa erma. L'erma, cioè il pilastrino con l'iscrizione, fu scoperto da Mario Napoli nel 62 e 4 anni dopo, nel 66, fu scoperta la testa ritratto di Parmenide, sempre nell'ambito dell'edificio di cui parlavamo prima, immediatamente all'esterno in questo caso, perché la colonnina, l'erma, era stata riutilizzata in età tarda per coprire una canaletta che stava, insomma, all'esterno dell'edificio. Ovviamente grande scalpore, grande sorpresa, ci furono tantissimi articoli sui giornali dell'epoca, perché c'era per la prima volta una testimonianza diretta che riguardava il filosofo, anche se di età romana, perché anche questa iscrizione, la testa ritratto, sono della prima età imperiale, sono di età Giulio Claudia. Quindi è coerente cronologicamente con le testimonianze dei medici che abbiamo visto prima. L'iscrizione ricorda Parmenide con il patronimico, cioè figlio di Piures. Questa non è una novità, perché già conoscevamo questo dato dalla tradizione letteraria che riguarda Parmenide. La novità è che qui Parmenide è ricordato con due appellativi, che sono un qualche cosa del tutto nuovo rispetto alla tradizione che noi conosciamo su Parmenide. Cioè Parmenide qui è ricordato con due appellativi che sono Uliades e Fusikos. Uliades è noto come nome di persona, è molto diffuso come nome di persona. Evidentemente qui non ha la funzione di nome di persona, è un appellativo che probabilmente richiama Apollo Ulios. Apollo Ulios è l'Apollo della medicina, quindi Uliades è un modo per dire che è un seguace di Apollo Ulios, cioè pratica la medicina, è dedito alla pratica medica. L'altro termine, Fusikos,
È un termine che fece molto discutere dopo questa scoperta, perché sappiamo tutti che questi filosofi, che chiamiamo presocratici, insomma, si occupavano della physis, della natura in senso lato, e quindi si pensò in un primo momento che physikos si riferisse al fatto che Parmenide studiava la physis, cioè la natura. In realtà, col prosieguo delle ricerche, abbiamo potuto dimostrare che physikos è un termine che già nel V secolo a.C. indica il medico. C'è in particolare un'iscrizione ateniese del 411 dove physikos è utilizzato in maniera inequivocabile per indicare il medico. L'altra testimonianza, che è un po' più recente, è del II secolo a.C., la possiamo vedere nella slide successiva, è un'iscrizione per un medico che si era fatto costruire la tomba da vivo per sé e per la moglie, viene da Caggiano, siamo in prossimità, diciamo, ai margini del Vallo di Viano, è conservata al museo di Volcei, cioè Buccino, e questo medico si era fatto costruire appunto il sepolcro da vivo per sé e per la moglie, ed è un greco, è un medico di origine greca che è stato adottato da un romano. E lui si fa fare l'iscrizione sia in greco sia in latino. E lì dove in latino compare il termine medicus, nella versione greca di questa iscrizione compare il termine physikos. Quindi almeno nel II secolo a.C., in ambito appunto, diciamo, magno greco in senso lato, physikos era un termine percepito come equivalente di medicus, come ci spiega molto bene questa iscrizione. Quindi, tornando a Parmenide, magari possiamo tornare sulla slide precedente, se possibile, così restiamo su Parmenide, che è un'immagine sicuramente molto più emblematica, diciamo, per Delia, per Elea. Quindi questo termine physikos riferito a Parmenide in questa iscrizione non è utilizzato per indicare che lui è uno studioso della natura, bensì probabilmente per indicare che si interessava di medicina, o almeno questa è la percezione che di Parmenide hanno nella prima età imperiale, nel primo secolo d.C., quando realizzano queste sculture e queste iscrizioni. In questo momento loro, non sappiamo sulla base di quale tradizione, percepiscono Parmenide come un filosofo legato alla medicina, e a Parmenide probabilmente si richiamavano questi medici locali che loro celebrano, perché tutta questa celebrazione di medici e di Parmenide avviene nell'edificio di cui parlavamo prima. Ora, perché nella prima età imperiale, età Giulio-Claudia, all'interno di questo edificio costruito in questo periodo, la comunità degli Eleati, la comunità di Velia, che ormai è municipium romano, perché ha voluto celebrare e ricordare questi personaggi, cioè i medici insieme a Parmenide, tutti quanti accomunati dall'interesse per la medicina. Nell'edificio ci sono, come dicevo, anche sculture che riguardano altri personaggi non identificati, divinità come quelle che abbiamo visto prima, e poi il ciclo di 15, oltre 15, mi pare sono 18, ritratti di membri della famiglia imperiale Giulio-Claudia. Probabilmente qui è accaduto quello che accade in questo periodo, cioè nella prima età imperiale, in molte città greche dell'Italia meridionale, a cominciare da Napoli, cioè quel fenomeno che Catherine Lomas, una studiosa inglese, ha definito il revival della grecità, cioè nel momento in cui queste comunità sono ormai pienamente romane, sono pienamente inserite nel sistema romano, a un certo momento ci tengono a celebrare il loro passato greco, quasi a esibirlo, quasi a ostentarlo, con appunto celebrazioni che si concretizzano poi in monumenti, in dediche, statue, iscrizioni, eccetera, a voler far conoscere questa loro forte identità culturale greca, che perdura, perché a Napoli, come a Velia, come a Reggio, il greco è utilizzato almeno fino al II secolo d.C. come lingua ufficiale, cioè le iscrizioni ufficiali della città, cioè per esempio i decreti, sono redatti in greco come prima lingua, alla quale si affianca poi il latino come seconda lingua.
Quindi saremmo in un contesto di revival, diciamo, di questa grecità, per riprendere l'espressione utilizzata da Catherine Lomas, e quindi loro, gli Eleati, gli abitanti di Velia, decidono di celebrare questi medici. Perché solo questi? Non lo sappiamo, saranno stati molti di più, verosimilmente, se indicano l'anno in cui hanno ricoperto quella carica, e visto che c'è una distanza di circa un secolo tra l'uno e l'altro. Non abbiamo purtroppo altra documentazione di questa scuola. Nella tradizione letteraria c'è qualche vago riferimento ad attività medica a Velia. Cicerone parla di un medico locale dal quale ha avuto un'opera di un medico agrigentino che lui cercava. Lucio Emilio Paolo, il trionfatore sui Macedoni, dopo Pidna va a Velia su suggerimento dei medici di Roma, ma non sappiamo se ci va soltanto perché era una località amena dove riposare, o se invece era stato attratto anche dai medici. Si parla di un'erba, l'ellebolo, ne parla Teofrasto, ne parla Plinio, che cresceva nei vigneti di Velia, che era una delle qualità migliori. Insomma, ci sono tanti indizi che rimandano in qualche modo alla pratica medica locale, però sappiamo bene che in quasi tutte le città greche c'era pratica medica, quindi questo non vuol dire che è una prova dell'esistenza della scuola. Se di scuola vogliamo parlare, le testimonianze che abbiamo sono queste che abbiamo visto: i tre medici e Parmenide, al quale i medici evidentemente si richiamavano, e il tutto viene, questi medici insieme a Parmenide vengono celebrati nella prima età imperiale in questo edificio, dove contemporaneamente viene reso anche l'omaggio all'imperatore e alla famiglia Giulio Claudio. Quindi, come voler dire in parole povere, noi ormai siamo pienamente inseriti nel sistema romano, c'è l'omaggio all'imperatore, forse il culto imperiale all'interno dell'edificio, e contemporaneamente, come dire, il revival delle loro radici greche, della loro identità culturale greca, con la celebrazione dei personaggi più importanti, evidentemente dal punto di vista culturale, della città. Un'ultimissima cosa e chiudo. Che memoria c'è stata poi successivamente di questa scuola e di questa attività medica, di questa presenza di medici, di questo gruppo di medici? In qualche modo c'è un'organizzazione, perché c'è una carica, quella di Folarcos. La sorpresa è venuta dallo studio di alcuni testi arabi, uno studio condotto da Sergio Musitelli, uno storico della medicina, il quale, analizzando alcune vite di Ippocrate e di Galeno, note in latino, da codici latini, ha dimostrato che in realtà queste vite di Galeno e di Ippocrate hanno un antecedente in opere arabe, di autori arabi vissuti tra il X e il XII secolo. E in questi testi arabi che presentano vite di biografie di Ippocrate e di Galeno, cioè due medici greci più importanti e più noti, questi autori, parlando appunto di Ippocrate e di Galeno, citano anche gli altri medici più famosi, e tra i medici più famosi compare Parmenide. Quindi nella tradizione araba medievale è sopravvissuto il ricordo, non sappiamo se a torto o a ragione, di Parmenide medico. E Musitelli ha dimostrato anche che questa tradizione araba, presente nelle opere di questi autori tra il X e il XII secolo, ha radici molto più lontane, perché risalirebbe ad uno studioso alessandrino, Giovanni il Grammatico, vissuto nel VII secolo, ovviamente dopo Cristo. Quindi una tradizione evidentemente che in qualche modo doveva essere persistente, che attraverso Giovanni il Grammatico è arrivata fino a questi autori. Se possiamo passare giusto 10 secondi alla slide successiva, c'è l'ultima delle slide, c'è un passaggio che c'è alcuni passi, diciamo, dalle opere di questi autori: Shak Ben Unain del X secolo e Al-Mubashir dell'XI, i quali appunto riportano questo caso, Asclepios, Gurus, Minos, Parmenide, quindi il quarto in ordine di importanza, e si parla appunto esplicitamente di Parmenide medico. Si dice anche che era nata una sorta di scuola con tre discepoli che avevano seguito poi tre vie diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un mondo ovviamente molto affascinante, ma io posso chiudere come
su questo appunto mi fermo a questo punto e passo la parola ad Amalia, dicendo che probabilmente, forse continuando a indagare, per chi ha le competenze per farlo, io certamente no, nei testi arabi, potremmo forse trovare altri indizi di queste tradizioni. Grazie e lascio la parola ad Amalia. Allora, io penso di poter intervenire tanto ovviamente ringraziando tutti i presenti. Sono particolarmente contenta di fare questa conversazione con l'amico e collega Luigi, con cui tante volte abbiamo parlato di questi problemi. Ci siamo posti una serie di... Roberta, se fosse possibile, però la prima diapositiva sarebbe la numero 3. Esattamente, grazie. Allora, ovviamente nel tempo che abbiamo, io non potrò sviluppare tutta la complessità del discorso sulla scuola medica salernitana, pur limitandomi al Medioevo, che è un po' più o meno il mio campo di indagine. Quindi chiaramente posso semplicemente, spero, riuscire a fornire delle suggestioni, delle riflessioni in generale sull'argomento. Partendo proprio dalle origini, no? Abbiamo sentito l'amico collega che parlava della medicina divina. Un'anonima leggenda, tramandata con il nome di Cronica Elini, oltre a richiamare una mitica origine di Salerno, fondata da Sem, niente di meno figlio di Noè, volle che fossero stati quattro maestri i primi a insegnare la medicina a Salerno, ognuno nella propria lingua: Elino in ebraico, Ponto in greco, Salerno in latino, Primo in saraceno. Con il linguaggio della leggenda e del mito, cioè, la cronica richiamava la molteplicità di saperi che avevano formato l'identità della scuola: ebraici, latini, arabi, greci, italo-bizantini. È una leggenda tarda, messa per iscritto probabilmente in epoca umanistico-rinascimentale, è una leggenda tarda. Tuttavia, in essa non è che si possano trovare elementi storicamente attendibili. Per esempio, l'influenza della medicina ebraica sulla scuola medica salernitana sembra essere stata molto relativa, nonostante a Salerno, come è noto, ci fosse una numerosa e anche operosa comunità ebraica tra le maggiori del Mezzogiorno d'Italia. Però, nonostante appunto utilizzi, come dicevo prima, il linguaggio del mito e della leggenda, di fatto la cronica Elini in qualche modo cerca di riempire un vuoto. Il vuoto è quello delle origini della scuola medica salernitana, che non conosciamo, di fatti non conosciamo. Ci si è interrogati molto sulle origini dell'istituzione salernitana e ci si è interrogati molto sul perché proprio a Salerno ci sia stato uno sviluppo particolare della medicina. La seconda metà dell'Ottocento il dibattito si concentrò soprattutto se le origini fossero di origine laiche o ecclesiastiche, un dibattito che interessò molto, che impegnò molto quello che viene considerato unanimemente il primo grande storico della scuola medica, cioè Salvatore De Renzi. Ma in realtà le riflessioni che sono poi proseguite si sono concentrati su altri aspetti, su altri momenti. Ci si è chiesti se in qualche modo ci fosse un collegamento con la scuola di Elea Regno. Ma certo, rispetto alle testimonianze che abbiamo visto prima, richiamate dall'amico Luigi, sono passati diversi secoli. Una filiazione diretta certamente non possiamo trovarla nelle fonti. Quello che sembra abbastanza chiaro è che le origini dell'istituzione salernitana siano da trovare in quell'humus
che interessò un po', dico, l'uso culturale, scientifico, che interessò un po' tutta l'Italia meridionale, è ovviamente la grecità, mediata ovviamente dalla dominazione bizantina. Quindi questa è l'unica connessione che possiamo sentirci, come dire, di affermare. Ma se volessimo cercare un'origine, una data certa, è chiaro che questo finora nella documentazione che ci è pervenuta, purtroppo non c'è niente che ci possa essere utile in questa direzione. L'altra domanda, perché proprio a Salerno? No? Certo, Salerno aveva delle caratteristiche strutturali importanti nei secoli a cavallo dell'anno 1000, cioè nei secoli in cui noi cominciamo ad avere le prime testimonianze dei medici salernitani. Era una città che aveva un ruolo politico importante, era capitale di un principato longobardo, nell'undicesimo secolo sicuramente il più importante principato longobardo, era una città ricca di acque, era una città che aveva un porto, quindi aveva un affaccio sul mare, sul Mediterraneo, viveva uno sviluppo economico importante, aveva molte chiese, molti monasteri, una chiesa molto forte, molto importante, insomma delle caratteristiche strutturali che certamente fanno da cornice allo sviluppo della medicina salernitana, ma certo non sono elementi unici di Salerno, ma che evidentemente appartengono anche ad altre città del Mezzogiorno. Quindi rimane un po', come dire, il problema delle origini della scuola. Tutto quello che vi dicevo prima sembra spiegare più che le origini le circostanze che favorirono lo sviluppo della medicina salernitana. Io preferisco parlare di medicina salernitana in questa fase storica e non di scuola medica, poi vi spiegherò magari perché. Insomma, certamente ci fu un processo lungo, un processo articolato di cui ci sfuggono i particolari, no? Cioè ci sfuggono i pezzi, ma un dato lo abbiamo. Già nel X secolo i medici salernitani sono noti, sono famosi al di fuori dell'ambito locale. Troviamo testimonianze in Francia, troviamo testimonianze nell'Inghilterra, prima anglosassone e poi normanna. Quindi questo vuol dire che in qualche modo il processo che aveva portato la medicina salernitana a un livello altissimo doveva essere iniziato in precedenza. Il momento, diciamo, però importante di questo processo è senz'altro l'undicesimo secolo. L'undicesimo secolo è il periodo in cui agisce Alfano, arcivescovo di Salerno, ma anche medico, che traduce opere dal greco in latino, traduce le opere di Nemesio, per esempio, dal greco al latino. Abbiamo personalità come Guarimpoto, ma soprattutto abbiamo Costantino l'Africano. Costantino l'Africano è un personaggio di cui sappiamo poco da un punto di vista biografico, probabilmente un arabo originario di Cartagine che diventa monaco di Montecassino. Si converte probabilmente, noi non abbiamo certezza che Costantino sia stato davvero a Salerno o che abbia insegnato a Salerno, ma certo è che con Costantino si realizza la saldatura tra la tradizione greco-romana, sulla quale la scuola medica o la medicina salernitana poteva contare, con la tradizione islamica, sia essa diretta, sia essa espressione delle traduzioni dal greco. In questo contesto, già nell'undicesimo secolo, trovano spazio le donne. Un cronista inglese vissuto tra il 1075 e il 1142, Orderico Vitale, racconta che sarebbe giunto a Salerno, sede di antiche grandi scuole di medicina, questa è un'espressione interessante, così scrive Orderico Vitale,
l'intellettuale normanno Rodolfo Malacorona, particolarmente esperto in scienza fisica. Qui a Salerno egli avrebbe trovato una sola persona in grado di tenergli testa in materia medica, una donna. Quindi un intellettuale arriva a Salerno nell'undicesimo secolo, dice: l'unico che mi può tenere testa è una donna. Questa donna è stata identificata dalla tradizione salernitana con la medichessa Trotula. Pregherei Roberta di far vedere l'immagine numero 3. Non è questa? Ancora prima, esattamente, questa è una bella immagine che peraltro mi è stata suggerita, Trotula immaginata da Milo Manara, mi sembra molto, molto carina. E dunque, Trotula, un personaggio che, almeno in base alle più recenti ricostruzioni, sembra invece vissuta non nell'undicesimo secolo, ma nel dodicesimo secolo, cioè nel secolo successivo, sotto il cui nome ci sono giunte delle opere in parte riconducibili a lei. Nulla sappiamo della biografia di Trotula, e se l'ipotetica data di morte che fissò il De Renzi nel 1087 non ha nessun riscontro documentario, rimane anche fortemente dubbia la notizia che sarebbe appartenuta alla famiglia De Ruggero. Non è qui la sede, ovviamente, per soffermarmi sulle complesse problematiche inerenti al corpus delle opere attribuibili più o meno direttamente a Trotula, in particolare la cosmetica, di cui si parlerà in una delle prossime conversazioni, né ovviamente ci possiamo soffermare sul problema della medicina femminile nel Medioevo. Ma è certo che la pur sfuggente figura della medichessa salernitana si è trasformata in un simbolo delle donne medievali impegnate nella pratica medica e incarna ancora oggi un importante tratto identitario cittadino della scuola medica salernitana. L'esistenza di donne medico o di opere mediche scritte da donne non è un'unicità del caso salernitano, perché testimoniata non solo in epoche più risalenti, ma anche in altri luoghi del Mezzogiorno, come la storiografia recente ha messo in evidenza. In tutti i casi, però, Salerno non è unica, ma offre molte testimonianze in proposito, a prescindere dalla complessa questione se le donne esercitassero solo la medicina empirica o se padroneggiassero anche problemi filosofici. Nello stesso secolo di Orderico Vitale, tra il 1160 e il 1175, prego Roberta di passare alla diapositiva 2, furono composti in rima baciata i Lais della poetessa francese Maria di Francia. Nel stesso componimento, scusate un po' bruttina l'immagine, però era giusto per dare l'indicazione, di argomento amoroso come tutti gli altri, una ricca donna salernitana molto esperta di farmaci avrebbe preparato un filtro per infondere grande vigore e per sostenere un giovane innamorato nell'impresa per conquistare la sua amata. Per la verità il giovane muore durante questa impresa, però il filtro funziona. Il racconto utilizza il linguaggio della poesia, della favola ovviamente, ma è significativo della percezione che anche fuori del contesto salernitano si aveva della medicina femminile cittadina. Ancora abbiamo una testimonianza, sempre del XII secolo, di una medichessa verdefoglia morta nel 1155. Si narra poi che la madre di Matteo Plateario, un famoso medico del XII secolo, autore della Pratica, ma anche del Circa Instans, argomenti di cui si parlerà nelle prossime conversazioni, avesse curato una nobildonna da soffocamento uterino. Ma abbiamo altri nomi di donne: Abella, Costanza Calenda, Mercuriade, Rebecca, Senzia Guarna e la meno nota Venturella Consimato. O consimata, per ricordare le principali.
Quindi è un aspetto importante questo della medicina femminile a Salerno. Salerno opera, la città di Salerno, una straordinaria operazione da un punto di vista scientifico-medico di sintesi delle innumerevoli tradizioni con le quali veniva a contatto, sia direttamente sia attraverso la circolazione di manoscritti. Il mondo mediterraneo sicuramente, ma anche il mondo continentale, la medicina francese. E tutto questo portò uno sviluppo della medicina salernitana che ha un processo che trovò il suo esito nella legislazione dell'imperatore svevo e re di Sicilia Federico II. A partire dalle costituzioni promulgate a Melfi nel 1231, questi riconobbe a Salerno e alla pratica medica di Salerno un ruolo centrale nel regno di Sicilia. Nessuno vi avrebbe potuto praticare la medicina senza superare un esame pubblico davanti ai maestri salernitani, potendo solo successivamente ottenere, mediante un ulteriore esame, la licenza professionale. Federico stabilì anche il cursus studiorum, Federico ovviamente il suo entourage, il cursus studiorum consistendo in 3 anni di logica e 5 di medicina e chirurgia. In base alle conoscenze attuali, era la prima volta che questo ruolo di preminenza della medicina salernitana nel regno veniva riconosciuto. Dobbiamo arrivare al 200. Benché le norme federiciane costituissero indubbiamente l'esito di un processo più antico, che ancora oggi, da un punto di vista istituzionale, non riusciamo a ricostruire in tutti i suoi passaggi. Tuttavia, e torniamo al fatto, al problema, perché io non abbia parlato di scuola, se non raramente, nella legislazione federiciana non compare il nome scuola, il termine scuola, né compare il termine studium, cioè un termine che nel Medioevo corrispondeva all'attuale università. Per arrivare a definire la medicina salernitana e la scuola medica salernitana col termine studium, quindi come università, dobbiamo arrivare all'età angioina. Quindi non c'è il termine scuola, non c'è il termine scuola, nemmeno nella legislazione federiciana. E questo sempre di più fa pensare all'esistenza di una serie di luoghi, come dicevo prima, in cui si esercitava la teoria e la pratica medica. Anche i sovrani angioini, successori degli svevi, per la verità ci fu un periodo con il figlio di Federico in cui lo studium di Napoli ebbe sede a Salerno, ma fu un motivo politico sul quale ovviamente non è il caso di soffermarci. Allora, dicevo, anche i sovrani angioini operarono a favore dei medici salernitani. Carlo I, per esempio, concesse l'esenzione delle tasse agli studenti residenti in città e ai docenti. Quindi chi insegnava e studiava medicina non pagava tasse, e le tasse nel periodo angioino erano particolarmente pesanti. E nel 1280 emanò per la scuola di Salerno il primo statuto regolare, riconoscendole il titolo di Studium Generale di Medicina. Salerno viene riconosciuta come Università di Medicina con Carlo I. Al figlio Carlo II risale la prima notizia di uno stipendio annuale concesso a un docente di medicina, che diventerà poi la norma con Roberto d'Angio nel 300. L'ultima sovrana angioina, per la verità un Angio Durazzo, Giovanna II, concesse l'esenzione della licenza reale per coloro che avessero ottenuto una certificazione salernitana per l'esercizio della medicina. Per la verità, per tutto il periodo durazzesco continuò questa concessione dei sovrani affinché studenti e maestri non pagassero le tasse. Quindi continua anche in età angioina questa centralità della medicina salernitana, questa attenzione da parte del potere centrale per la medicina salernitana.
Nel 1413 fu Ladislao di Durazzo a concedere la completa esenzione delle tasse ai professori agli studenti di medicina e chirurgia, acconsentendo a una richiesta di Guglielmo Solimena. Dunque, Guglielmo Solimena appartiene a una famiglia di origine salernitana, Solimena, che registra la presenza di molti medici. Sembra essere quasi una famiglia che si specializza nella professione medica. Ovviamente ci sono altre famiglie a Salerno, per esempio i Dardano, che si professionalizzano in termini notarili, sono notai fondamentalmente. Guglielmo Solimena, che è un personaggio che ha, oltre a essere un medico, anche una funzione, un ruolo nell'amministrazione del regno, riceve da Margherita di Durazzo. I salernitani conoscono Margherita di Durazzo perché il suo monumento sepolcrale nella cattedrale di Salerno, riceve una reliquia di Santa Caterina. Santa Caterina, come sapete, con il tempo, non si sa precisamente quando, diventa la santa patrona della medicina salernitana. Questa reliquia viene deposta in una cappella, che era la cappella appunto di Santa Caterina, che sono le attuali sale San Lazzaro e San Tommaso della cattedrale di Salerno, e lì fu sepolto. Quindi questa cappella di Santa Caterina era pensata come una sorta di famedio familiare, no? come tomba familiare, ma in realtà noi sappiamo che nel Cinquecento ci fu un grande contenzioso tra i chierici della cattedrale di Salerno e gli eredi di Solimena, perché la sala San Tommaso veniva utilizzata per impartire lezioni di medicina, diritto, grammatica e logica. Quindi veniva usata anche per lezioni di medicina. Dunque, il periodo più aulico, più importante, il periodo d'oro della scuola di Salerno, è stato tra XII e XIII secolo. Inizia poi un momento un po' più difficile per la scuola di Salerno, nel senso che effettivamente per motivi, per ragioni che la storiografia ha anche ben individuato, che sono sia di carattere locale sia di carattere generale, la scuola non regge il confronto con altre istituzioni analoghe italiane ed europee. D'altra parte, il processo i progressi della scienza medica in Italia e in Europa la fecero gradualmente allontanare, i progressi della scienza medica, dai principi sui quali si basava la formazione salernitana, che continuò ad essere legata ancora per tutta l'età moderna alla tradizione ippocratico-galenica e ha un'idea della malattia ritenuta una conseguenza dello squilibrio corporeo, ruotante intorno a una concezione del corpo fondata sulla teoria umorale. Quindi la scienza medica prosegue in un altro modo, ma ciò non significa che finisse la fama della scuola medica salernitana o l'importanza della scuola medica salernitana, la quale ebbe un altro concorrente. Questo concorrente fu Napoli. A Napoli si impartivano insegnamenti di medicina. E quando è a Napoli, prima che a Salerno, fu costituito un collegio medico che a Salerno non sembra essere precedente al 1442. La scuola e il collegio di Salerno avrebbero avuto funzioni diverse. Nella prima si impartivano nella scuola lezioni di medicina, teologia, filosofia, arti liberali, diritto, mentre al secondo spettava il diritto di conferire lauree e licenze in medicina, arti e chirurgia. Un diritto cessato con la soppressione della scuola, notoriamente da parte di Gioacchino Murat, nel 1811. Prego Roberta di farci vedere la diapositiva 6, perché ci sono dei diplomi della scuola, no, è quella successiva, Roberta, grazie.
sul regime ne andiamo dopo, forse ancora quella successiva. Grazie, ecco, questa è una riproduzione di due diplomi. Molti di questi diplomi sono custoditi, la gran parte dei diplomi superstiti, presso l'Archivio di Stato di Salerno, uno è custodito presso la nostra università, anzi, se Luca mi conferma, credo nella stanza del nostro rettore. La crisi progressiva della scuola non ne decretò la fine, dicevo, ma piuttosto una sua profonda trasformazione nelle strutture, nel ruolo, nelle funzioni. Nel mentre si snodava la vicenda storica della scuola di Salerno, una serie di leggende ne avrebbero accompagnato lo svolgimento, amplificandone la fama e sopravvivendo anche allo stesso suo progressivo ridimensionamento. Su alcune di queste leggende, mi avvio verso la fine, aleggia un diffuso scetticismo sull'effettiva validità taumaturgica delle conoscenze e della pratica sviluppate dai medici salernitani. La più nota è certamente quella che raffigura Roberto di Normandia. Prego Roberta di andare forse ancora a quella successiva, eccola qua, esattamente. Ed è quella che ha fatto da sfondo alla bella locandina con cui abbiamo presentato le nostre iniziative. Roberto, primogenito del Duca di Normandia, Roberto il Conquistatore, aveva partecipato alla prima crociata, era stato colpito da una freccia avvelenata, questa leggenda è molto nota ai salernitani, e nessuno poteva guarirlo, gli fu consigliato di recarsi presso i medici della scuola medica salernitana. Roberto arriva, i medici non sono in grado di guarirlo, ma gli dicono che l'unica possibilità di guarigione era che qualcuno succhiasse il veleno dalla sua ferita. Simona, la sorella, la moglie Sibilla, figlia del conte di Conversano, che muore poco dopo, ma salva il consorte. Era il 1100 circa. Questo è il periodo in cui questi due personaggi sono realmente vissuti. In realtà la leggenda è rappresentata in una miniatura, come vedete, del codice di Avicenna, che è molto più tarda ed è del XV secolo, quindi quattrocentesca. Vedete nell'immagine una Salerno molto idealizzata, Roberto che saluta i medici della scuola medica salernitana, indossa la corona perché destinato appunto ad essere re d'Inghilterra, anche se poi non lo diventerà mai. Sulla sinistra c'è Sibilla nuda che viene seppellita da tre persone nelle quali si è voluto vedere delle donne. Un'immagine molto bella. E diciamo la mia vena un po' femminile femminista mi spinge a dire che appunto sulla destra c'è Roberto con corona e paramenti, sulla sinistra c'è la povera Sibilla che aveva dato la vita per lui. Ma al di là adesso della leggenda, è interessante che questa leggenda si riferisca a Roberto di Normandia. Questo non è casuale, perché in Roberto di Normandia è stato riconosciuto, anche se non vi è certezza su questa cosa, il destinatario del Regimen Sanitatis, uno dei testi più noti riconducibili alla medicina salernitana, contenente una serie di versi che elencavano i principi della scuola medica raccolti nella loro versione definitiva sul finire del secolo XIII. Tre minuti e finisco. Nella leggenda di Roberto e Sibilla, dunque, i medici salernitani erano tacciati non solo di incompetenza professionale, non sanno guarire Roberto, ma anche di non farsi scrupolo di ricorrere a terapie cruente. Un'accusa che si accompagnò in qualche caso a quella di essere degli avvelenatori. Una delle accusate più illustri di essere un'avvelenatrice fu Sigel Gaeta, la moglie di Roberto il Guiscardo, accusata di aver tentato di uccidere il figliastro Boemondo d'Altavilla e di aver ucciso il marito Roberto. Ma non solo di essere degli avvelenatori, ma anche di usare il sangue per guarire dalle affezioni umane. Una testimonianza in proposito ci viene dal Libera d'Onore Augusti di Pietro da Eboli,
che muore più o meno nel 1120. Se puoi andare alla diapositiva precedente, Roberta, per favore, vedete che questa è una delle immagini allegate a Libera d'Onorem Augusti, e si vede, ma il cancelliere normanno Matteo d'Aiello, siamo nel XII secolo, anche se siamo nel XIII secolo, il quale immerge le gambe in una vasca nella quale viene versato il sangue di un bambino decapitato in quel momento. Ovviamente non c'è tempo adesso di soffermarsi, è chiaro che dietro questa immagine ci sono delle motivazioni politiche, però il sangue, i salernitani, e Matteo d'Aiello apparteneva a una famiglia di origine salernitana e d'Aiello, è utilizzato per le terapie della medicina salernitana. C'è un'ultima testimonianza, è un racconto in versi di Hartmann von Nauwe, dopo il 1195, sono i medici salernitani a ritenere che solo il sangue del cuore di una fanciulla immolatasi volontariamente potessero salvare dalla lebbra Enrico, dopo il fallimento dei colleghi di Montpellier. Questo anche la grande scuola medica di Montpellier aveva fallito. Il macabro rito è interrotto dallo stesso malato, miracolosamente guarito. Ma i medici salernitani sono accusati anche di magia. Ne è prova la leggenda del medico Barliario, vissuto forse nel XII secolo, il quale, dopo aver provocato indirettamente la morte dei nipoti che erano entrati nel suo ambulatorio, simile all'antro di un mago alchimista uso alla frequentazione con il demonio più che a uno studio medico, aveva bruciato i suoi libri di magia. Ma d'altra parte, la percezione delle malattie nel sud Italia come altrove tocca corde diverse, intacca paure, sicurezze, speranze, tanto che alla medicina tradizionale spesso si preferiscono altri soggetti e pratiche più o meno autorizzati dalla cultura cristiana e dalla sua gerarchia. Una efficace mediazione tra le istanze colte e popolari negli infiniti vuoti e pieni che ne compongono la distanza è il già ricordato Regimen Sanitatis. Prego Roberta di mettere l'ultima diapositiva. Regimen Sanitatis, un punto d'incontro straordinario tra la dotta e l'Italia scuola salernitana e il resto della popolazione, ben sintetizzate dal verso: se ti mancano i medici, siano per te medici queste tre cose, l'animo lieto, la quiete, la moderata dieta, un insegnamento oggi valido più che mai. Io vi ringrazio. Certo. C'è qualche domanda? Ma si potrebbe parlare. Ma c'è qualcuno che vuole intervenire? Intanto io ricordo che la prossima settimana ci vediamo di nuovo e parleremo di acqua. Salus per aquam, Salernum, dall'acqua della palma alla scuola medica, quindi anche questo è un tema legato alla scuola medica, legato a un, diciamo, e discuteranno quindi di questo tema, di questa, sull'acqua e sull'importanza dell'acqua, delle terme, così via, due archeologhe, Adele Laggi, che è archeologa presso la sovrintendenza, e Rosa Fiorillo, che invece è un'archeologa della DESPAC. La posso fare io una domanda ai due relatori, giusto? Sì. Certamente, quindi io do soltanto l'appuntamento con le domande. Una domanda così banale, grulla, ma c'è una conoscenza di questa tradizione, diciamo, romana nella scuola medica salernitana? Cioè, la scuola medica salernitana poi si richiama un po' a questa tradizione di Velia, città salutare, oppure no?
È una riscoperta successiva. A quanto mi risulta, no. È chiaro che però la grecità va richiamata, la grecità anche mediata attraverso Bisanzio, perché poi l'Italia meridionale è stata, come dire, territorio bizantino. Però direttamente richiami a Velia no, o almeno non le sono state trovate. È interessante quello che diceva Luigi a proposito della fonte araba, no? Delle fonti arabe. Certamente si apre tutto uno scenario anche di ricerca, forse ancora da fare, sulle testimonianze arabe. Un'altra domanda invece ci viene dalla, dal pubblico. Ti chiedono, professoressa Galde in particolare, Salvatore Calenda viene indicato come priore sia del Collegio Medico di Salerno che quello di Napoli. Questo vuol dire che il Collegio Medico a Salerno esisteva già? No, sicuramente il Collegio Medico di Napoli è precedente a quello salernitano, ma il primo priore fu condiviso. Luigi, scusa, stavi intervenendo e ti ho bloccato forse. No, concordo con quello che diceva Maria, ma è quello che appunto occorrerebbe fare, ma lo devono fare gli studiosi che abbiano innanzitutto competenza in materia di lingua araba, quindi devono leggere i testi arabi e di competenze di storia della medicina, della filosofia, eccetera, perché chi lo ha fatto è un medico, è uno storico della medicina, però non credo abbia utilizzato direttamente i testi in arabo, si è avvalso di traduzioni. Sicuramente ci saranno tanti filoni, come accennava anche Maria, nella tradizione araba, che andrebbero forse esplorati, ma può farlo chi ha appunto le specifiche competenze. Questa è una cosa che una proposta che lanciava già molti anni fa Pugliese Cadatelli in uno degli articoli sulla scuola medica di Velia, però insomma finora un appello che non è stato raccolto, diciamo. Adesso ho una domanda che riguarda Velia Medica, però poi chiede come dice Cerchiai. Ora leggo. Si parla sempre di Velia Medica, ma a quanto mi consta anche Pessimo potrebbe aspirare a tale titolo. Se è vero, come diceva Torelli, che il tempio principale sarebbe dedicato ad Apollo, che di fronte c'era una scuola di medicina e una Asclepieion, che a Pestum ci fossero 5 allievi di Pitagora, dei quali si conosce addirittura il nome. Che ne dice Cerchiai? E che ne dice Cerchiai? Io posso dire alcune cose e non tutte. Sicuramente l'ipotesi che a Pestum ci sia il Tempio di Apollo è un'ipotesi secondo me molto probabile. È aperta un'ipotesi che ha lanciato Mario Torelli per una serie di ragioni, secondo me così, però non c'è la prova provata. Sarebbe il Tempio di Nettuno, il cosiddetto Tempio di Nettuno potrebbe essere il Tempio di Apollo. Un edificio di Copecorà dedicato al culto di Asclepio è accanto, effettivamente, è prossimo al santuario meridionale dove si trova il Tempio di Nettuno, forse Tempio di Apollo, e questo edificio è stato interpretato in questo modo da uno dei grandi studiosi di Pestum, che è Emanuele Greco. E sicuramente abbiamo tracce di culti salutari perché sono stati rinvenuti una serie di ex voto, sia di pupi in fasce, sia di carattere anatomico, che sono tipici dei culti salutari introdotti, sono dei culti che sono introdotti, diciamo, con l'espansione romana in Campania e nell'Italia meridionale dalla seconda metà del IV fino al III secolo avanti Cristo. Su Pitagora, devo dire, sono impreparato e quindi devo imparare dall'ascoltatore che mi ha segnalato, perché non me lo ricordo. Ma è interessante quello che ci ha suggerito, perché l'idea, questa è un'idea che è più ampia, non riguarda solo la nostra provincia, l'idea è che la Campania è una terra felix. È una terra dove si sta bene, dove ci sono le condizioni climatiche che favoriscono la vita e la salute degli uomini. Questo riguarda Velia, riguarda
Questo non riusciamo a dedurre indirettamente, riguarda il Golfo di Napoli, che è una delle delizie del mondo antico, dove si va per stare bene, per andare alle terme, per vivere in pace, per stare al mare. Quindi la campagna, da questo punto di vista, era uno dei paradisi del mondo antico. Questo a proposito, di ovviamente io non ho avuto il tempo di parlare, ma volevo ricordare, c'è uno scrittore di XII secolo che si chiama Egidio di Corbeil, no? Che parla della scuola medica di Salerno e ne parla, città consacrata a Febo, assidua nutrice di Minerva, fonte della scienza naturale, cultrice di medicina, paraninfa della vita, eccetera, eccetera. Ma poi nel corso di questi versi dice che a Salerno c'è un clima pessimo, mefitico, la gente muore perché è una città che ha di scudo altissimi monti, quindi assorbe i vapori e le dense nuvole e coglie i pestilenziali contagi di un clima malsano. Questo mi sembrava carino ricordarlo. Io vi aggiungo una cosa, sempre su Pestum, che Pestum fosse un'altra di queste città dove si facevano i culti, diciamo un'altra delle città della salute, per essere brevi, ce lo prova un cippo di cui ci potrebbe dire un sacco di cose Luigi, perché se non ricordo male c'è il nome di Chirone. C'è il nome di Chirone, certo, che è il centauro maestro di Achille, che ha a che fare con la medicina. Sì, ma su questo ci sono delle sorprese. C'è qualcuno che sta preparando qualcosa in questo senso, di cui adesso non posso anticipare. No. Saprete presto di Chirone e quant'altro. No, diciamo che il cippo di Chirone c'è. Chirone è un centauro. Sì, c'era un culto probabilmente, c'era Asclepieion, però rispetto a quello che dicevi tu prima, mi veniva in mente, a proposito di Campania Felix, mi veniva in mente di Orazio, che era un frequentatore di Baia, ma che a un certo punto si informa presso Numonio Vala, che probabilmente è un pestano, è un suo amico probabilmente pestano, si informa sulla situazione, sul clima, su cosa si beve, cosa si mangia a Salerno e a Veria. Quindi evidentemente era giunta qualche eco a Orazio e si informa come alternative a Baia, forse, chissà, non sappiamo. Che poi Orazio, diciamo la verità, era uno che sapeva mangiare, soprattutto sapeva bere. Sapeva vivere, diciamo, sì, certo, assolutamente. Va bene, allora salutiamo tutti, ringraziamo tutti. Volevo sapere soltanto un attimo dall'organizzazione, il prossimo evento... avrà un link diverso rispetto a questo? Roberta, qualcuno ce lo sa? Sì. Ecco qua. Allora, il link sarà diverso e lo comunicheremo sui profili social del Portale della Cultura di Salerno, del Comune di Salerno e anche del DISPAC del Dipartimento. Quindi sarete informati e aggiornati su tutte le news. Allora, sappiamo adesso come cercare il prossimo link, ci vediamo la settimana prossima. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.